In un periodo nel quale la politica nazionale, anche quella regionale, ha fallito, qual è il ruolo di Grande Sud? Nessuno si può tirare fuori da questo fallimento, noi per primi, io per primo, però abbiamo studiato, abbiamo verificato, abbiamo cercato di capire il perché di questo fallimento, io credo di averlo capito e ne ho parlato con tanta gente che è d'accordo e quindi ci siamo messi tutti insieme, la Poli Bortone che era di Io Sud e noi Forza del Sud abbiamo creato questo Grande Sud che è una cosa che ci sta piacendo molto e che sta andando bene ovunque, abbiamo capito che c'era un sistema per cui da noi, come dire, si dice in siciliano, nessuno si è occupato di noi, per dirlo in maniera pulita. E noi questo non lo possiamo sopportare più, per cui abbiamo deciso di mettere in piedi questo partito, provare ad andare in Parlamento con un gruppo di persone che siano numericamente determinanti per le scelte di qualsiasi maggioranza. Se riusciamo a farlo, state tranquilli che qui le cose cambieranno, però deve cambiare tutto, non può cambiare soltanto con l'arrivo di un partito, deve cambiare veramente la mentalità deve cambiare questa burocrazia insopportabile, questa gente che ci odia, perché io credo che ormai i dirigenti regionali, i funzionari, io sono convinto che odino la Sicilia, mi sono convinto di questo, perché non è possibile che ad ogni imprenditore che cerca di aprire un'azienda, che cerca di dare lavoro, gli mettono i bastoni a fare ruote come se fossero i nostri nemici sono loro, sono questi della burocrazia regionale fondamentalmente, ma di tutti gli enti locali, non solo della regione. Lei è stato fortemente critico anche nei confronti del governo Lombardo. In cosa maggiormente ha toppato secondo lei? E guardi, quello che le sto dicendo è il governo Lombardo è l'icona, cioè non si può fare niente, non c'è uno che ti dice sì su una cosa e se qualcosa è stata fatta prima la fanno chiudere. Michiché ha francamente anticipato un mio grande desiderio, che era quello di creare le condizioni per portare avanti un programma, un progetto politico nuovo per la città di Agrigento, nella consapevolezza che è necessario ricreare, rigenerare una nuova classe dirigente che sia meno attenta ai bisogni personali, che sia meno servile nei confronti di chi magari lo ha candidato e che sia invece vogliosa di valorizzare il proprio territorio e la propria gente. Per questo Grande Sud è un partito del territorio e per il territorio, non ha interesse a pensare ai ragionamenti di centrodestra o di centrosinistra. Si è superato ormai in un momento politico di grande difficoltà, direi anche di fallimento dei conti del nostro paese e della nostra regione, per questo dobbiamo avere la capacità insieme di creare una nuova classe dirigente, una classe dirigente che sia migliore di quella del passato, perché gli annosi problemi che oggi vivono le categorie produttive, le problematiche serie che abbiamo visto in questi giorni nelle piazze siciliane soprattutto, sono sicuramente figlie di una mala politica, di una mala gestione della vita politica del nostro paese e della nostra regione.